Buongiorno a tutti ragazzi, anche se per noi è sera, e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vedremo come sostituire lo stereo di questa Ford Focus di seconda generazione con uno stereo Android da 9 pollici. Iniziamo il tutorial. Bene ragazzi, allora munitevi di cacciavite come quello che vedete spaccato, non molto grande, evitando quindi di rompere la plancia. E fate forza in questo modo. Come vedete, abbiamo rimosso la plancia. Adesso procediamo con la rimozione dello stereo. Adesso ci dovremmo armare invece di un cacciavite a croce. Procediamo con lo smontaggio. Ragazzi, che abbiamo rimosso le quattro viti che tengono lo stereo, procediamo sfilandolo delicatamente dal suo alloggiamento, estraiamolo completamente, secondo che la luce ha deciso di spegnersi. Ok, perfetto. E stacchiamo l'antenna dello stereo. Eccoci. E adesso procediamo con lo diciamo procediamo sfilando il morsetto dello stereo, quello elettrico e delle casse, che non è molto agevole da rimuovere perché bisogna alzare questa piastra verso l'alto. Adesso potete sfilare. Esatto, rimuovete, alzate tutta la linguetta e dopo averla alzata vedrete che il morsetto verrà via da sé. Allora ragazzi, questa qui è la radio Android che andremo a montare, come vedete da 9 pollici. E adesso andremo a smontare questo pannellino sotto il condizionatore, perché passeremo in questi due punti i cavi USB della radio, in modo tale che poi in futuro, volendo, si può riattaccare da fuori, suppongo, e magari sistemare meglio l'alloggiamento delle USB. Però momentaneamente, per testare la radio, faremo questo lavoro. Pablo, YouTube, dovete staccare questa, guarda, rimettilo, ecco, guarda qua, dovete fare forza, togliere questi bottoni, poi fare forza e staccarlo, e quindi poi niente, si monta la macchina, fine. Adesso rimuoveremo questi tasti, quindi premiamo le clip una sopra e una sotto con molto, molta tranquillità e delicatezza, perché rischiamo di rompere tutto. Ecco qui. Quindi premiamo il nostro assistente e finiamo questo lavoro. Assistente amministratore della pagina. Ecco qui. A posto, come vedete, adesso abbiamo rimosso i due buchi, i due tappi. E momentaneamente andremo ad alloggiare le prese USB in questi punti in modo, diciamo, più consono possibile. Adesso ci ingegneremo in tale modo. Gli adattatori che ci permettono di trasformare il cavo originale della macchina nel cavo ISO, formato ISO universale per tutte le autoradio. Ovviamente questo adattatore ISO non è, diciamo, dei migliori, è uno dei più economici, quindi di conseguenza, come vedrete, perderemo i comandi al volante, l'AUX e alcune funzionalità di controllo della macchina, però diciamo per quello che ci serve a noi basta benissimo anche questo cavo. L'antiquante è tossico. Procediamo, abbiamo cambiato borsetta, ne avevamo due perché questi qui ha, diciamo, più contatti, quindi probabilmente funzionerà meglio, banalmente, perché ha più funzionalità. Quindi colleghiamo, come stavo dicendo, arriviamo fino in fondo e chiudiamo, facciamo sì che il morsetto si chiuda.
di sua spontanea volontà, anche se di spontanea volontà qui ce n'è poca, perché probabilmente devo incastrarlo più in fondo. Mi sembra già il massimo. Ecco qui, è molto molto rigido, mamma mia. Comunque, adesso siamo arrivati a questi due cavi, quindi prendiamo il nostro stereo delicatamente senza farlo volare. E direi, vediamo se questo è lento, già lo sfidiamo. Lo appoggiamo di nuovo. Aspetta che c'è il parabrezza che mi impedisce di appoggiarlo. Mi dico di così, signore. E andiamo a connettere appunto i due connettori ISO, anche se qui mancano dei cavi, quindi stavo, in realtà è stato quasi inutile probabilmente, però va bene lo stesso. Noi forniamo al nostro cliente, tra virgolette, nostro amico, il grado massimo di installazione di cui siamo capaci. Esatto, esatto. Adesso, quindi abbiamo già il cablaggio che va direttamente all'autoradio. A questo punto noi piazziamo subito cose tipo l'antenna GPS, che può essere utile per il navigatore. Abbiamo intenzione di metterla momentaneamente, perché comunque abbiamo già provato il navigatore prima di registrare il video senza antenna e comunque prendeva sufficientemente bene, quindi la collegheremo, ma la lasceremo lì dietro in uno di quei due scompartimenti, perché tanto ci sta la plastica che la reggerà. Quindi andiamo a mettere l'antenna appoggiata qua dietro. E nel momento in cui inseriamo la radio, connettiamo il morsetto. E poi momentaneamente connetteremo anche questo cavo che serve per la retrocamera, ma lo lasceremo, diciamo, un attimo in stand by, perché poi più avanti andremo a mettere la telecamera, perché diciamo nel momento in cui stiamo registrando il video non abbiamo banalmente abbastanza tempo per smontare mezza macchina. Però noi intanto lasciamo la predisposizione, in modo tale che poi sia più facile installarla in un secondo momento. Ah ragazzi, abbiamo passato la USB qui sotto, abbiamo riattaccato il pannellino, poi più avanti faremo un frame per richiuderle, per, in modo tale che stiano ferme e non ci sia il buco. Abbiamo passato il cavo della retrocamera, l'abbiamo fermato là sotto alla frizione e non si vede nulla, come vedete. E poi più avanti, quando avremo più tempo, lo piazzeremo definitivamente. E adesso procediamo invece con proprio il passaggio della radio attraverso la mascherina con tutti i fili. Il nostro assistente non sta molto collaborando, però. Allora, uno e due. Quindi tiriamo a noi tutti i cablaggi e posizioniamo la mascherina al suo posto. Incastriamo, basta cliccare, diciamo, con delicatezza, però, perché questa mascherina è abbastanza esile quindi ho paura che si spacchi. Non mi convince molto, ecco, soprattutto da questi rumori ambigui. Adesso non la staccherete mai più, perché appena è finita un calcio di spacchi da due, molto probabilmente. No! 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 No. No. Imprevisto. No, no, dai. No, non mi voglio. Non mi dica la mascherina che è fatta male, oppure abbiamo. No, no, male. Era. Mannaggia. Ma è fatta male. È fatta male la mascherina, mi sape? Eh sì, è tutta agganciata, guarda, guarda qua sopra. No, ma non può più prendere. Cioè, devi semplicemente. Poi per niente, guarda. Un millimetro. Dovrò premere qui. È viziata forse, perché vedi qua, questa poteva andare anche più su. Vedi, non ci si può. Spacca. Vabbè, il nostro proprietario dovrà premere la mascherina per disattivare le quattro frecce. Vabbè, una doppia freccia. Guardate. È un dispositivo di sicurezza per evitare di accenderlo. Se almeno uno che dopo sei costretto a spegnere più difficoltà. Vabbè, uno è consapevole quando riaccende almeno, no? C'è la conferma. Esatto, conferma, esatto, dello spegnimento. Adesso, dopo queste delucidazioni, possiamo connettere. Un secondo che mi devo vedere il cablaggio, perché. Guardatelo come legge. Devo capire un attimo. Tra tutti questi morsetti, qual è quello giusto? E allora, questo è un morsetto a 5.
Quindi potrebbe essere o il C o l'F. Il C c'ha il can RX, NC, can E, l'F, ground, wifi, camera. E allora è quello, F. Però questo schema è diverso da questo, perché qui non c'è l'HDMI, qua c'è. Quindi in realtà... Vabbè, allora andiamo a intuito. Esatto. Qui non c'entra, quindi non può essere. È l'unico posto. È questo qui, allora. Ragazzi, l'intuito risolve tutto. Poi, dopo aver connesso questo, possiamo... Vabbè, l'antenna della radio la colleghiamo per ultima, perché, diciamo, il cavo è corto. Anche questo, in realtà. Vediamo se riusciamo a tirarci un pochino il sensore. Così parte via un giro. Ecco qua. Adesso connettiamo l'antenna. Avvitiamo. Adesso, ragazzi, USB. USB e USB DVR. Poi retrocamera per quando la monteremo. È già cablata. Adesso andremo a mettere per ultima l'antenna dello stereo. E ora attacchiamo subito alimentazione e tutto. Intanto iniziamo a spingere tutto verso il dentro. Soprattutto questo morsetto, quello generale ISO. E colleghiamolo subito. Questo è un po' più duro. Ho bisogno della mano dell'assistente. Io devo reggere il display per evitare che si distrugga. Hai spinga, assistente? Assistente, sono fondatore della pagina. Va bene, questi sono piccoli diverbi. Uno dei fondatori. Esatto, adesso suona meglio, ragazzi. E prima suonava peggio. Vabbè, io direi che si può lasciare. Perfetto, ragazzuoli. Adesso rubiamo l'antenna dalla Focus. L'ex antenna, e connettiamola in extremis qui. Senza distruggerla, anche se non è facilissimo evitare di distruggerla. Però, innanzitutto, iniziamo a porre. Ok, ragazzuoli, adesso andremo a testare questo stereo. Comunque, guardate, la pressione che fa lo schermo un po' ha sistemato leggermente. Qualche volta qualche click va a buon fine. Adesso, ragazzi, andiamo a testare la radio. Inseriamo le nostre chiavi per dar corrente, perché è sotto chiave questo stereo. E parte, diciamo, la presa possesso della macchina. Possiamo vedere che comunque la radio si avvia. Adesso andremo un attimo a testare l'effettivo funzionamento. Però non potrò farvi ascoltare musica, perché il copyright non ce lo permette. Quindi fidatevi di noi che funziona, ecco. Lo faremo off camera e poi vi diciamo se effettivamente funziona. Ecco, come vedete, funziona perfettamente. Abbiamo provato radio, ovviamente non possiamo alzare il volume per farvi sentire. Poi comunque l'impianto della Focus è abbastanza conosciuto. Ha un buon impianto audio. Però come vedete, vabbè, si possono fare le classiche cose che si possono fare su un'autoradio Android. Quindi uno installa l'applicazione che desidera e la utilizza come gli piace. E ovviamente la camera meno allontana, così fai vedere il risultato generale. Sembra un impianto tutto incorporato, perché la plancia rifinisce perfettamente, diciamo, il cruscotto. E a parte le USB che stanno leggermente a penzoloni ancora, ma poi sistemeremo, perché appunto non abbiamo finito, questo era solo un test. Comunque è tutto incorporato e alla fine non disturba la vista, ecco. Quindi se questo video vi è piaciuto, mettete like, poi scrivete nei commenti se volete anche vedere l'installazione della retrocamera e magari anche la sistemazione di queste prese USB. Fatecelo sapere mettendo anche qualche like. Raggiungiamo i 10 like. Dai, proviamo, iniziamo anche noi a chiedere un minimo obiettivo. Appena raggiungeremo i 10 like, pubblicheremo il video in cui finiremo di assemblare tutto questo kit su quest'auto. Se il video vi è piaciuto, like, appunto, mi raccomando. Seguiteci sui social, assolutamente, Instagram, Facebook, RR Cruise Project. E ci vediamo al prossimo video. Ciao, ragazzi. For the final gates to open.